siamo? Che siamo, ti ricorda la neve? Il Grand Canyon. Che forte! Giusto, risposta corretta. Siamo arrivati? Pieni di valigie? Sì. Ma ce l'abbiamo quasi fatta. E poi vi raccontiamo dell'upgrade. Wow! Che top! Ok, allora Teresa, raccontaci che è successo oggi. Allora, dovevamo venire in montagna, Campitello di Forza. Ci arriva una mail, dice: no, qua non ci state, andate in un altro hotel. E noi guardiamo, diciamo: ma questo hotel, cioè le funzioni fanno schifo, ma perché ci vogliono mandare giù? Allora diciamo: e noi, a noi non ci sta bene, se volete andiamo lì, ci regalate la spa. E quindi? Questi poi dicono: no, no, vabbè, allora andate in quest'altro hotel con la spa inclusa, 4 stelle, una stella in più. Top! Ok, ci siamo, Dolomiti, si parte. La ricerca delle racchette perdute. Che è successo? No, spiega ai telespettatrici e telespettatori. Niente, le racchette sono rimaste sulla funivia numero 63. E poi? E poi abbiamo fatto una rincorsa giù per andare più veloci della funivia e recuperare le racchette. E alla fine che è successo? Siamo arrivati che c'era la numero? 65. Per fortuna il signore ce l'aveva raccolto. Grandi, grandi. Dove metti i super ski? Vabbè, sono un disastrino. Vabbè dai, è stato un'esercitazione senza racchette, ci può stare. Vabbè, comunque, non so se potete vedere, la giornata è un po' cupa. Direi che essendo quasi luna, la nostra giornata di sci è finita. Maschera comprata, oggi si è rotta la mia, quindi è arrivata l'ora di comprarla. E intanto Teresa prepara la giornata di domani. Vediamo il meteo com'è. Meteo Campitello di Fassa. Ora c'è la neve. Domani neve, però 50% neve, quindi non è detto, magari sbaglia. Noi non ci lasciamo scoraggiare. Questa mattina ci siamo svegliati così.
mezzo metro di neve. È riemersa la Golf. Fortuna non dobbiamo guidare. Teresa, si scia anche con la neve. Non abbiamo paura di niente. La visibilità non è il massimo, ma le previsioni dicono che migliorerà. Speriamo bene. Dietro al palo! E palo? È lì. Che altro è successo dopo? Sono salvato dei bambini. Quante volte? Due. Due volte ho salvato la stessa bambina. Prima sulla seggiovia e poi era impantanata nella neve fresca. Quella è proprio più da piccola. Buongiorno, oggi giornata un po' più bella, si va a sciare. Una pausina, ci vuole il cioccolato. Quanti chilometri abbiamo fatto? 17 in pista, anzi quasi di sotto. Ottimo, dai, ci sta una pausa. Allora, abbiamo deciso di fare una deviazione. Siamo usciti dal Sella Ronda, stiamo andando verso la Marmolada. Sembra finora una buona scelta perché le piste sono più libere, tenute meglio, il panorama è mozzafiato, come vi farò vedere anche ripresa, il sole spacca le pietre, la temperatura mi sembra ideale. Teresa, un commento? Che c'è un po' troppa coda. C'è gente? C'è gente? Ave Maria, la società della gioventù.
Dopo un'ora e 40 minuti siamo quasi, saliamo sulla marmolata, ragazzi. Sono quasi le 4, non sappiamo se continuare a sciare un altro po' o chiudere qui la giornata. Abbiamo quasi chiuso il Sella Ronda, ma manca ancora un pochino. 46 km e 3. E beh, direi che velocità massima 65 km orari, tempo 7 ore e 42. Altezza massima 3283 metri. Teresa, che ne pensi? Ne valsa la pena. Le gambe come stanno? Male. A pezzi, eh? Ma che dici, ce la facciamo un'altra discesa? No. Dai. Buongiorno. Ciao. Questa mattina abbiamo deciso che non si scia. Il tempo non è il massimo, ma più che il tempo le gambe non sono il massimo. Diciamo che ieri abbiamo un po' esagerato con i nostri 50 km di discesa. E quindi teniamo un po' le forze, ci teniamo in forza per domani, l'ultimo giorno di sciata, e ci godiamo la passeggiata ora. Siamo partiti, abbiamo lasciato l'hotel, è stato un bel hotel, non c'è niente da dire. E ora si parte per l'ultima avventura della settimana, andiamo a Falcade San Pellegrino a goderci le ultime sciate della stagione, o forse no.
Salute. Salute. La prima birra sulle piste. Buona, ci stava. La prima volta che ci fermiamo. Ma senti un che po', pigri. Fammi un commento su queste nere. Non piano. Tutto in piano. Vabbè dai, un buon comprensorio per imparare a sciare. Divertiti, la vacanza è finita, la siamo potuta, direi che è da rifare. Questi Dolomiti promosse. Non parli più. Va bene, dai. Un saluto a tutti. Ciao.